La Commissione europea consente il pagamento del gas russo in rubli, ma solo a determinate condizioni, scrive l'agenzia di stampa Reuters. In Germania, non a caso, è scontro con Kiev e il resto dell'Unione europea. È dunque a Berlino che l'Unione europea potrebbe cadere per eseguire gli ordini di Washington. Il cancelliere Scholz è infatti contrario al divieto di importazione sul petrolio e sul gas russi. Un embargo è inaccettabile perché non porterà alla fine dell'operazione speciale in Ucraina, ma porterà solo conseguenze significative per la Germania e per tutta l'Europa. È sicuro Scholz. D'altronde, se la Germania non importa gas e petrolio dalla Russia, le sue industrie potrebbero chiudere nell'arco di un mese. Ma anche a Washington il dubbio si sta insinuando. Per il segretario al Tesoro Janet Yellen, l'embargo europeo di petrolio e di gas russi potrebbe produrre effetti negativi su tutte le economie, incrementando così l'inflazione mondiale, senza tuttavia fare davvero male a Mosca, che comunque sta vincendo la partita. Putin sta infatti portando a termine una partita a scacchi giocata in maniera magistrale, mentre sul terreno l'esercito russo prevede di stabilire il pieno controllo del Donbass e dell'Ucraina meridionale per fornire un corridoio alla Crimea e dare allo stesso tempo un altro sbocco alla Transnistria, accorrendo così in aiuto le popolazioni di lingua russa che denunciano episodi di discriminazione. Siamo in guerra con il mondo intero, che non ha mai amato la Russia, fanno sapere dalla difesa russa. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sciolto la riserva sulle forniture militari all'Ucraina, autorizzando una triangolazione con la Slovenia. Scholz, tuttavia, ha affermato che l'embargo sul gas non porrebbe fine alla guerra in Ucraina. Ciò che è certo, però, è che il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin si recherà alla base militare di Ramstein, in Germania, la prossima settimana, il 26 aprile, per discutere delle attuali esigenze militari dell'Ucraina in vista della battaglia nel Donbass. Oltre a impartire ordini ai tedeschi, quindi, Austin incontrerà i leader dei paesi aderenti al Patto Atlantico. A darne notizia è stato il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, che ha annoverato come punti all'ordine del giorno anche il rafforzamento della base industriale della difesa al fine di garantire un flusso continuo di assistenza alla sicurezza, che tradotto in lingua corrente significa produrre sempre più armi da consegnare a Kiev. Più armi all'Ucraina non vuol dire più guerra, ha dichiarato però il portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell. Così siamo passati dalle missioni dei bombardieri di pace alle armi pacifiste, ma la via della guerra, si direbbe, è ancora molto lunga. Arriva nel Venerdì Santo della Pasqua ortodossa la notizia della marcia indietro del Papa che precedentemente aveva programmato un incontro con il patriarca russo Kirill. Rispondendo a un'intervista al quotidiano argentino La Nación, Papa Bergoglio ha spiegato che l'incontro con il patriarca in questo momento creerebbe confusione. Un incontro molto atteso quello con il patriarca russo, soprattutto da Mosca, tanto che il Vaticano ha fatto marcia indietro. Il patriarca Kirill e Papa Bergoglio si sono incontrati il 12 febbraio 2016 a Cuba. L'evento, definito storico, era atteso dai tempi del grande scisma avvenuto nel 1054. Ma, nonostante la storia interreligiosa vantata da Papa Francesco, si potrebbe oggi confermare che l'incontro tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente non sia gradito e nemmeno politicamente corretto. Che il governo Draghi fosse in prima linea ad appoggiare l'esercito ucraino non è certo un mistero, ma a confermarlo, se ce ne fosse ancora bisogno, c'è adesso uno studio comparativo elaborato dall'Istituto Kiel per l'economia mondiale, che ha provato a determinare la quantità e la qualità degli aiuti forniti a Kiev sia dall'Italia che dagli altri paesi.
I dati messi in fila dal centro di ricerca tedesco si riferiscono alle 4 settimane successive all'inizio della guerra, periodo in cui il governo Draghi ha inviato aiuti militari all'Ucraina per un valore totale di 150 milioni di euro, una cifra che porta l'Italia al 4° posto nella classifica dei paesi che hanno inviato più armi a Kiev. Al 1° posto ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Estonia e Regno Unito. Se agli aiuti militari sommiamo anche quelli finanziari e umanitari, Washington continua ad essere il primo benefattore di Zelensky per distacco. Il sostegno degli Stati Uniti da soli è infatti quasi 4 volte superiore a quello di tutti gli altri paesi occidentali messi insieme. In questa classifica complessiva, l'Italia è al 6° posto ed è curioso notare come gli aiuti di Roma non siano di tipo umanitario, ma solamente di tipo militare e finanziario. Stesso discorso per quelli di Varsavia, mentre altri governi, come quelli di Parigi e di Tokyo, hanno invece scelto di collaborare economicamente con Kiev senza però spedire armi. Considerando invece il rapporto tra le spese sostenute ed il prodotto interno lordo delle nazioni implicate, la parte del leone la fa la piccola Estonia. Gli aiuti forniti da Tallinn sfiorano infatti l'1% della ricchezza del paese. Una percentuale quasi 4 volte superiore a quella della Polonia, seconda in questa speciale classifica in cui gli Stati Uniti si trovano al 6° posto, mentre l'Italia è all'11°. In rapporto alla ricchezza del paese, quindi, non solo Estonia e Polonia, ma anche Lituania, Slovacchia e Svezia hanno messo sul piatto più soldi della Casa Bianca per sostenere l'Ucraina. Tutto ciò ammesso e non concesso che le cifre ufficiali corrispondano effettivamente all'impegno sostenuto dai vari paesi per armare Kiev. È infatti di questi giorni la notizia che l'esercito ucraino ha in dotazione aerei da combattimento la cui provenienza rimane un mistero. La stessa ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha d'altronde ammesso candidamente che il suo paese, almeno per il momento, preferisce non rendere pubblici tutti gli aiuti forniti a Kiev. Gonzago Lira, reporter e blogger cileno, dato per scomparso il 15 aprile scorso, è fortunatamente vivo e, per quanto possibile, in salute. In un video postato online oggi da Alex Cristoforou, analista geopolitico cipriota, il giornalista cileno ha spiegato di essere stato prelevato il 15 aprile scorso dagli agenti dei servizi segreti ucraini, di essere stato malmenato e privato di tutto il suo equipaggiamento, smartphone e computer compresi. Nel breve video annuncio, il reporter, oltre a definire prassi consolidata il sequestro di persona per i servizi ucraini, ha reso noto che molti suoi colleghi sarebbero stati uccisi, mentre altri ancora risulterebbero tuttora introvabili. Su di loro, dichiara Lira, bisogna concentrare tutta l'attenzione possibile. E viva la libertà ucraina! Lo yen giapponese in 10 anni ha perso oltre il 40% sul dollaro. La banca centrale giapponese fino ad oggi, invece che preoccuparsi dell'indebolimento dello yen, avrebbe scelto di impedire l'aumento dei titoli a 10 anni, visto che entrambe le cose non sarebbero possibili. Pertanto, la valuta giapponese sarebbe stata sacrificata ad un'inesorabile demolizione controllata in nome di una politica comune a tutte le banche centrali. Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, recentemente si sarebbe dichiarato addirittura soddisfatto di uno yen a questi livelli. Pertanto, prima o poi, potremmo sentire anche la presidente della banca centrale, Christine Lagarde, sostenere che un euro debole potrebbe essere cosa buona e giusta, soprattutto in presenza degli scenari attuali. Secondo autorevoli economisti, tra cui l'ex sottosegretario del tesoro statunitense Lael Brainard, la stessa sorte potrebbe infatti capitare anche all'euro
euro, valuta che ha passato la maggior parte del 2021 a perdere terreno nei confronti del dollaro. La prima settimana di marzo 2022 è stata la peggiore degli ultimi due anni, principalmente per la prospettiva di prezzi elevati delle materie prime. Il rischio per l'euro è ora un collasso nel lungo termine, proprio come per lo yen giapponese. Nonostante le preoccupazioni economiche dovute al conflitto in Ucraina, la minaccia globale più importante per la produzione mondiale sembra essere rappresentata dalla Cina, bloccata a causa dell'ossessiva politica zero Covid. A Shanghai, i fornitori di Sony, Apple, Quanta e Tesla hanno infatti chiuso i loro stabilimenti, nonostante la recente task force del governo di Pechino per riavviare la produzione in 666 fabbriche strategiche, ferme ormai da circa un mese a causa delle oltre 400 milioni di persone, pari ad un quarto della popolazione cinese, confinate in casa. Shanghai, con i suoi 25 milioni di abitanti, è uno dei principali centri industriali della Cina, in grado di movimentare il 6% dell'export del paese. Il commercio estero del porto cinese, che ha fatto inoltre registrare nel primo trimestre 2022 una crescita del 14,6% su base annua, con settori come quello dell'auto, telefonia e batterie al litio letteralmente raddoppiati. Le massicce chiusure hanno avuto effetti devastanti sulle catene di approvvigionamento globali e le quarantene, oltre alla mancanza di accesso all'assistenza sanitaria, hanno portato anche ad una carenza di cibo, in parte intrappolato nei container del porto di Shanghai, dove le merci in arrivo sono rimaste bloccate ai terminal per una media di 8 giorni. Nonostante la strada tracciata di uno scenario multipolare con la presenza di più mercati separati tra loro, per ora l'economia globale è sempre più concatenata. La dichiarata pandemia di Omicron in un hub strategico come Shanghai, che ha visto ridurre di un terzo il flusso delle merci a fine marzo, oltre a creare danni nell'immediato, potrà altresì infliggere pesanti colpi all'industria manifatturiera cinese, che per ora non perde il suo status di fabbrica del mondo. Non ha perso tempo il nuovo ministro delle finanze pakistano. A pochi giorni da quello che il defenestrato premier Imran Khan ha definito come un colpo di stato di matrice statunitense, Miftah Ismail è infatti corso a Washington a negoziare nuovi prestiti col Fondo Monetario Internazionale. Il ministro del nuovo governo pakistano ha raggiunto così il governatore della banca centrale del paese asiatico, che ha già aperto le trattative per ottenere nuovi finanziamenti. Prima di partire per Washington, Ismail si è detto piuttosto ottimista. L'obiettivo di Islamabad è quello di rilanciare il programma di prestiti dell'FMI ed ottenere così $1 miliardo per dare ossigeno a un paese in forti difficoltà economiche. Secondo l'attuale ministro delle finanze, se questi soldi non sono ancora arrivati in Pakistan, la colpa è solo di Khan. L'ex primo ministro si era infatti rifiutato di assecondare le richieste del Fondo Monetario Internazionale, che, tra le altre cose, aveva chiesto a Islamabad di abolire i sussidi energetici. A rinegoziare queste condizioni ci penserà adesso il nuovo governo, molto più vicino agli interessi occidentali rispetto a quello di Khan, che il Parlamento ha allontanato dal potere lo scorso 10 aprile con una mozione di sfiducia. Durante la sua gestione, l'ex premier, sostenuto negli ultimi giorni da colossali manifestazioni popolari, si era avvicinato alla Cina e aveva anche fatto affari con la Russia. Col nuovo esecutivo si attende dunque un brusco cambio di tendenza, che potrebbe essere suggellato proprio dal viaggio di Ismail a Washington. Il ministro delle finanze ha assicurato che ancora niente è stato deciso, ma ha anche fatto sapere che i programmi dell'FMI, in un modo o nell'altro, sono semplicemente inevitabili. Con 7 minuti di preavviso, la società gestrice della rete elettrica nazionale sudafricana Eskom ha annunciato alla popolazione l'interruzione della fornitura di corrente elettrica.
Niente di nuovo sotto il sole, a dire il vero, in quanto i blackout elettrici in Sudafrica sono arrivati al 14° anno. Il presidente Ramaphosa aveva più volte promesso che le interruzioni di elettricità sarebbero terminate nel 2019, ma così non è andata. Durante il fine settimana pasquale, per l'appunto, quasi metà del paese è rimasto al buio. Il direttore della società elettrica, Philippe Ducasse, ha spiegato che durante il freddo weekend di Pasqua i consumi sono aumentati oltre ogni previsione, fino a oltre 1000 MW, innescando la fase emergenziale 6, la più alta. Nei giorni scorsi, infatti, soltanto la città di Johannesburg ha sperimentato più di 2000 interruzioni di corrente. Il Sudafrica fa affidamento su turbine a gas alimentate a diesel che, a causa della carenza del carburante nella catena di approvvigionamento, sta rapidamente esaurendosi, rendendo la situazione sempre più grave. Le aperture alla privatizzazione del sistema elettrico, ribadita nel 2021 dal presidente Ramaphosa, e gli attesi benefici decantati dai governanti non sono dunque mai arrivati. Così, fra lockdown e blackout, il Sudafrica che fu di Nelson Mandela punta a passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, ma nel frattempo alle popolazioni non restano che le candele. È partita dalla rete televisiva di Stato britannica, la BBC, e rimbalzata poi su altri media, la massiva campagna promozionale del microchip sottopelle che, lo garantiscono i pubblicitari, facilita la vita. La garanzia proviene dal fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, che nel suo libro Governare la quarta rivoluzione industriale ha previsto come la tecnologia consentirà alle autorità di intromettersi nello spazio fino ad ora privato delle menti, leggendo i pensieri e influenzando i comportamenti. Schwab, inoltre, ha più volte ribadito che un microchip impiantabile rappresenta l'obiettivo ultimo della riorganizzazione sociale ed economica chiamata Grande Reset. La BBC, quindi, promuovendo la società Walletmore, azienda anglo-polacca che impianta i microchip sotto pelle al medico prezzo di 300 sterline, ha spiegato che l'impianto può essere utilizzato per pagare un drink sulla spiaggia di Rio, un caffè a New York, un taglio di capelli a Parigi o al negozio di alimentari locale. Insomma, niente di più facile. D'altro canto, usiamo la stessa tecnologia per i nostri animali domestici per poterli identificare in caso di smarrimento e, diciamolo, l'umanità occidentale è, a dir poco, smarrita. Il chip pesa meno di un grammo ed è grande quanto un chicco di riso. È composto da un piccolo microchip ed un'antenna racchiusa in un biopolimero di origine naturale. Secondo un sondaggio realizzato nel 2021 nel Regno Unito e nell'Unione Europea, circa il 51% degli intervistati ha sostenuto di poter prendere in considerazione l'idea. Il dado è tratto